beautiful. Hi guys, Fala Galera, la chicos, ciao ragazzi, oggi siamo qui su Black Ops 3 per un supply drops, cioè un mega pack opening, non so come chiamarlo, su Black Ops, ragazzi, il primo nel canale. Fatemi sapere se vi piace, ragazzi, come già sapete, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, condividete soprattutto il canale, poi se volete, se vi piace il video, ovviamente lasciate un like. Allora, raga, come ben sapete sono uscite nuove armi, il nuovo aggiornamento, già da due o tre giorni, e sono uscite quattro armi nuove, che sono l'L4 Siege, che sarebbe il lanciarazzi, con quattro razzi, diciamo, di capienza, ecco, si possono sparare quattro razzi. C'è l'FFR, sarebbe il FAMAS di Black Ops 1, se non vorrei dire cavolate, che è un fucile d'assalto in Black Ops 3, e che è il fucile d'assalto con maggior rateo, ragazzi, è quasi una mitraglietta, è fenomenale. Però la precisione va, diciamo, non è, ho visto alcuni gameplay, non è il massimo, ma inserendo magari il calcio, secondo me diventa un'arma devastante. Poi abbiamo lo Slash and Burn, che sarebbe un accettato, come vedete nelle foto, un'arma corpo a corpo, diciamo, come ce ne sono le altre. E poi c'è un'altra arma che sarebbe questa specie di mazza scavezzacolo, mazza che dovrebbe spaccare le teste. Quindi, raga, speriamo di trovare una di queste armi in questo pack opening. Purtroppo io, non avendo il Season Pass, non ho quella, diciamo, quei 10 bundle gratis, quella mazzetta di armi, quel bundle dove si può trovare almeno un'arma sicura. Si possono ottenere facendo 75 vittorie, si può ottenere il bundle, diciamo. Inoltre hanno aggiunto anche la possibilità, oltre a questo, di aggiungere una sfida settimanale. Quindi, raga, molto interessante questa nuova questa novità. Speriamo che sia divertente. Ora andiamo subito ad aprire il primo pack opening, raga, 685 criptochiavi, più poi quelle che accumuleremo e quello che bruceremo. Secondo me, spero bene, raga, secondo me faremo un bel pack opening. Speriamo bene, cerchiamo di trovare qualche bella arma, dai. Ah, in questo weekend ci sono un per due delle criptochiavi, quindi alla grande, raga, ci nerderò ancora un po' e andremo a vedere. Andiamo a riaprire il primo cassone, vediamo un po', e ovviamente troviamo il legno. Vediamo un po', raga. Spero, io ho trovato solo la chiave di... come cazzo si chiama? Il piede di porco. E ho trovato il tirapugni. Questo è il massimo che ho trovato. Incisione mimetica faro, cazzo. Quindi, raga, spero di essere abbastanza fortunato, almeno una volta, almeno così in live, registrando, niente. Vediamo un po', cerchiamo anche di accumulare criptochiavi. Inferno, che devo fare? Che devo fare? Che pecchetto di merda. Dai, fiducia, dai. No, petto arido e campo, no, non mi serve a un'emerita minchia. Un epico, neanche qui un epico, raga, niente. Gotico, bello però. Bello il tema corpo, ma io voglio le armi. Ecco, sulla destra c'è un epico, ragazzi. Dai, dai. No, martoriato in medica e meca. Niente, raga, andiamo avanti. Dovremmo averne almeno un'altra quindicina ghiaccio per l'SVG. Porca Eva, raga. Vediamo un po' ora. Dai, 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 dai. Paladino. È paladino. Presente corpo e testa. Il paladino e il prophet. Non è male, raga. Sembra bellino. C'è un epico sulla destra, però vedo un Argus, sarà qualche medico per l'Argus, neanche, mi ha trollato, che pacchetto di merda, vampiro, poplock, croce rosso, ma la croce rossa ci vado io tra poco. Se non mi fa uscire lì c'è un epico, vediamo un po', niente raga, mi trolla. C'è sulla destra forse un epico, però vedo una faccia di qualcuno, sì, è il fenomeno da baraccone, tema testa di Seraph, però cioè, io voglio le armi, voglio le cazzo di Grapsus, cos'è? Un altro tema corpo, forse sono nuovi questi, che non ho mai visti. Grapsus. Vabbè, qui sarà uno di merda, sì. Non c'è niente. Andiamo avanti. Verde blasone, dai. Vediamo ora. Dai, 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 dai. Inganno, mi metti qui. Mi pare che già ce l'ho. Poi, tra l'altro. Inferno. Night. È inferno. Uffa. Quella cos'è? Quella cos'è? Incisione. Cavolo. Perché? Perché? Dammi. Mosse da pollaio. Rispetto. Sì, sì, facciamo. Va. Bah, ho accumulato tutte queste cripto per cosa? Per quella cos'è? Niente, bandito. Affanculo. Regale. Niente scuse. MVP, ragazzi. MVP, almeno questa. Un'arma corpo a corpo. È un'arma corpo a corpo. Almeno un'arma, ragazzi. Va bene così.
Una bella arma corpo a corpo. Questa mi piace tantissimo quando si, diciamo, si preme il bottone della ricarica, il pulsante della ricarica e fa quella, diciamo, si sente il pubblico esultare, stupenda. Bene così, raga, almeno una l'abbiamo trovata. Io ora vorrei la nuova arma, so che è quasi impossibile quella mitraglietta, però ci spero, ci spero, ci spero col cuore. Vediamo un po'. Trasgressione per la mimetica RKC. No, ragazzi, ancora niente, abbiamo ancora 150 criptochiavi, quindi altri 5 almeno. Ti spezzo, bandito. Bellissimo, aquila testa bianca. Cazzo quanto è bello, raga. Voglio questa cazzo di arma. Abbiamo qualche testa lì. Eccola qua, druido. Che cazzo è verde? Tema testa nomad. Questo sarà pure nuovo, raga, perché non l'ho mai visto. Però voglio le dannate armi, raga. Beh, ora non uscirà nessun epico. Sicuro uscirà adesso. Guardate lì, legno, contrasto. Che cazzo di m***a. E andremo a bruciare re dei goblin, raga. Solo temi testa e temi corpo. Solo questo. Vabbè, abbiamo 34. Ne abbiamo ancora uno da aprire. Poi andiamo a bruciare i duplicati. Vediamo quanti ne riusciamo ad apparare. Non sono tantissimi, in realtà. Tutti gli epici erano tutti epici nuovi, quindi abbiamo 46 criptochiavi, vediamo un po', probabilmente riusciremo ad aprire forse uno da 32 da 10, vediamo un po', niente epico, raga, neanche qui motivazione, verde, no, niente, qua qualche colpo di sedere qua, no, niente, niente raga, bruciamo tre comuni, quindi abbiamo l'ultimo cassone da aprire. Dopodiché comincerò di nuovo a nerdare e vi porterò anche un bel gameplay con la mazza da baseball, con la BMP, con no, MVP, Cordis Die, verde e puntata doppia che se lo butto nel gioco perché non lo userò mai. E vabbè raga, se vi è piaciuto questo... Andiamo a vedere un attimo l'arma, eh. Andiamo a vedere un attimo l'arma prima di lasciarvi. No. E come vedete ho il coltello, il tirapugni, ma ho usato quel coltello, devo cominciarlo a fare. Il tirapugni, il piede di porco, giusto un po' l'ho usato. E la MVP, equipaggiamento sportivo letale, colpisci con forza i nemici, prenderà nel volo. Raga, è bellissima questa qui, eh. Non scherzo, è stupenda. È stupenda perché è troppo divertente. Poi fare le mimetiche è bellissimo perché veramente è bello, raga. Vi porterò sicuramente qualche gameplay. E vabbè, raga. Se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un like, fatelo sapere ai vostri amici, sapete io porto sia GTA che Call of Duty, spero vi piaccia, ci vediamo sicuramente al prossimo video, follow!